È arrivato in prefettura a Pescara attorno alle 12.30 il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Guido Improta, numero 2 del ministro Corrado Passera, invitato dal prefetto D'Antuono ad incontrare la marineria per capire quale sia il tenore dell'impegno delle istituzioni per la risoluzione del problema dragaggio. La situazione, come era stato già anticipato, sembra sbloccarsi. Dopo la revoca parziale dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e della Protezione Civile, con il conseguente termine dell'incarico del commissario straordinario Guerino Testa, è pronto il bando di concorso stazione appaltante il provveditorato alle opere pubbliche per iniziare a dragare i primi 200.000 metri cubi di fanghi, certi anche i finanziamenti, lo conferma Improta. Attività questa il cui costo è stato stimato in 13-14 milioni di euro, con possibilità immediata di impiego di 2 milioni e mezzo di euro a valere sulle risorse della Regione Abruzzo e di 2 milioni a valere sulle risorse del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mai dal 7 di giugno si è parlato di un intervento inferiore a queste quantità. Siccome io ho letto sui giornali che si parlava di 50.000 metri cubi, mai si è parlato di un intervento inferiore a queste quantità, a 200.000 metri cubi. Il sottosegretario ha poi aggiunto che non si provvederà alla costruzione di una seconda vasca di colmata, voce che si era palesata nei giorni scorsi, scagliandosi contro chi, ha detto, in questi mesi ha remato contro la soluzione del problema. Non è questa la fase per mischiare le due situazioni, a meno che non ci sia la volontà di non risolvere il problema nei tempi più brevi possibili. Perché la mia sensazione è che non tutti quanti hanno, scusate l'accostamento improprio, dato che parliamo di una realtà insabbiata, temo che non tutti abbiano remato nella stessa direzione. La marineria ha detto chiaramente anche al sottosegretario che vuole tornare al più presto in mare, anche se per il momento, date le condizioni del porto, ci sarà una proroga del fermo biologico che sarebbe scaduto inizialmente il 6 ottobre e che invece si protrarrà fino a dicembre con pagamenti mensili. Sono stati proposti altri 2 mesi di fermo. Certamente adesso dobbiamo pensare anche ai lavoratori dipendenti, che è l'ultimo punto che rimane da chiarire, e ci rincontreremo di nuovo venerdì per definire anche questa operazione qua. Una volta che abbiamo espletato anche questa situazione, sicuramente saremo un po' più tranquilli per affrontare un ulteriore fermo di 2 mesi. Chiederò direttamente oggi al sottosegretario ciò che ho inviato tramite emissiva al sottosegretario Catricalà, ossia capire se sia la possibilità concreta di poter accedere a una moratoria, ossia un congelamento di tutte le situazioni passive nei confronti degli enti, degli istituti di credito e dello Stato da parte dei dipendenti e degli armatori.